studio9tv.com. Domani 4 gennaio alle 18.30 tutta Lucera ricorderà padre Angelo Cuomo, fondatore dell'opera San Giuseppe, venuto a mancare 30 anni fa, il 2 gennaio 1990, e contemporaneamente padre Paolo Novero e Mario Benincaso, deceduti in un tragico incidente stradale 15 anni fa, il 3 gennaio 2005. Il tutto avverrà con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'attuale superiore provinciale dei Giuseppini del Murialdo, padre Giuseppe Rainone, che nel 1990 era direttore dell'opera San Giuseppe e che ha avuto modo di conoscere parimenti padre Paolo Novero e Mario Benincaso. Studio 9 TV ha intervistato telefonicamente per l'occasione padre Diego Cappellazzo, attuale direttore dell'opera San Giuseppe. Gli abbiamo chiesto il senso e il valore della commemorazione dei due padri giuseppini, padre Angelo e padre Paolo, e del collaboratore laico Mario Benincaso. Innanzitutto il senso principale è il senso di gratitudine, dire grazie, grazie per tutto quello che hanno fatto, e unita alla gratitudine, con una sfumatura leggermente diversa, la riconoscenza, cioè il conoscere e avere riconoscenza per tutto ciò che hanno dato. Una gioia di donare e donare fino a dare la vita, perché in modo diverso tutti e tre hanno dato la vita a Lucera per Lucera. E credo che sia bello anche adesso ricordare, perché appunto il senso, oltre che il valore, il senso di questa celebrazione è dire che in fin dei conti vogliamo ricordare che è possibile fare il bene ed è possibile farlo insieme. Questo ci ricordano tutte queste figure. È importante ricordare che i giovani sono il futuro della nostra società. È importante ricordare, comune a tutti e tre queste persone, l'attenzione ai poveri, ai bisognosi, in particolare a quelli che sono i più fragili, cioè i giovani poveri, quelli che hanno più bisogno. Padre Diego ha poi proseguito nel ricordo di padre Angelo. Di lui ricordo veramente una fede forte, coriacea, coriacea, incrollabile nella provvidenza e in San Giuseppe, tant'è che gli ha fatto realizzare un sogno, quel sogno che aveva nel suo cuore, che Dio aveva messo nel suo cuore, di realizzare l'opera San Giuseppe dal nulla. E poi anche la sua grande capacità di mettere insieme, di coinvolgere, di interessare, e anche quel sorriso che contraddistingueva ogni suo passo, sia a piedi sia nella mitica bicicletta con cui molti lo ricordano. Ha poi concluso ricordando padre Paolo Novero, che ha conosciuto personalmente, del quale ha annoverato tante qualità: la passione grande per i giovani, l'attenzione alla relazione che diventava vera amicizia, la sua vitalità e la sua vivace curiosità. Era inoltre una persona di cultura, ha sottolineato padre Diego, in continuo aggiornamento, animato dalla passione per il sociale e per la politica, intesa come amore per la città e per la cittadinanza. Una persona allegra e soprattutto, e ancora di più, la sua fede. Una fede che era veramente innervata e intessuta della passione per la Bibbia, nonostante non avesse fatto studi specifici di esegesi o di Sacra Scrittura, però era una grande passione per la Sacra Scrittura, per la Bibbia, e poi si era coniugata anche dal visitare i luoghi della Bibbia, cioè la Terra Santa. In questo poi riverberava questa sua missione anche nella passione che aveva per varie figure teologiche importanti, tra cui non posso non ricordare la sua passione per Paolo VI, questo grande Papa, ora Santo, San Paolo VI, e poi il suo legame, la sua amicizia con l'allora vescovo, arcivescovo di Milano, il cardinal Carlo Maria Martini, col quale ebbe una frequentazione anche personale, grande esperto della Sacra Scrittura, perché fu allievo, poi docente, poi rettore del Pontificio Istituto Biblico, l'uomo a maggior specializzazione sulla Sacra Scrittura del mondo cattolico. Abbiamo intervistato anche padre Fernando Angelini, che dal 1997 al 2007 è stato parroco all'Opera San Giuseppe e ha conosciuto padre Paolo e Mario, ma anche padre Angelo, allorquando era giovane chierico. Di padre Angelo ci racconta un episodio particolare che lo ha interessato personalmente.
Io a questo padre devo anche la mia vocazione di sacerdote e di giuseppino, perché proprio qui vicino a Foggia, a Segezia, ecco, lui possiamo dire che ha salvato la mia vocazione cercando di mandarmi a Viterbo per proseguire i miei studi, perché ha avuto un po' di contrasto, come spesso capita anche nella comunità in cui io mi trovavo. Di padre Paolo Novero, padre Fernando ha indicato la puntualità da buon piemontese qual era e la presenza assidua e costante. Soprattutto il suo grande amore era l'apostolato per i giovani, ecco, si è dedicato veramente sempre e solo ai giovani. Io ricordo che mi interessavo molto della parrocchia e lui molto dell'opera e soprattutto dell'oratorio, ecco, per cercare di convincere i giovani a vivere la vita bella e buona del Vangelo, che lui sapeva trasmettere con il suo entusiasmo giovanile, che sapeva trasmettere in modo particolare con le sue convinzioni anche proiettate verso il futuro, perché sapeva veramente far incamminare questi giovani verso qualche cosa di bello e di buono, convincendoli se vivevano bene il presente sarebbero stati capaci poi a architettare, a saper dipingere di bei colori il futuro, il loro futuro. Per padre Fernando, Mario Benincaso è riuscito a conciliare bene lavoro, famiglia e volontariato educativo. Ecco, questo uomo che oltre al suo lavoro quotidiano sapeva riservare anche un pezzetto del suo tempo anche per vivere qui la vita della nostra opera, e ha saputo dare e trasmettere certamente dei valori belli, importanti, quei valori che si vivono innanzitutto in famiglia e che poi si sanno trasmettere anche a quei giovani che lui ha avuto la gioia di poter incontrare in quest'opera. Anche egli infine ci ha spiegato il senso e il valore della commemorazione dei tre carissimi amici di domani, 4 gennaio 2020. Non vogliamo disperdere questo grande patrimonio che queste persone ci hanno lasciato. Certamente tutti quanti noi siamo stati colpiti dalla loro persona, dalla loro personalità, soprattutto dai carismi, dai doni che il Signore ha dato. Attraverso questo patrimonio anche queste persone che hanno avuto la gioia di incontrarsi e conoscere con queste persone possano raggiungere dei meti e degli obiettivi che ci fanno vivere sempre più profondamente i valori che sono stati insegnati da loro nel nome per amore del Signore e soprattutto del suo Vangelo.